Questa mattina andiamo oltre le barriere, oltre il muro del carcere, nella storia del primo ristorante al mondo aperto dentro una casa di reclusione, quella di Bollate a Milano, le storie delle persone che vi lavorano ogni giorno. Di questo ristorante parla Benvenuti in Galera, il documentario di Michele Rò. Vediamo il trailer, poi ci collegheremo con il regista. Prego, signori. Allora, chi è che è la prima volta che viene? Prima era fastidiata. Un salmone e un porico, segue un maiale e uno scottadito. Hai un minuto. Sono rimasto un po' scioccato della sua storia. Ristorante in galera, buongiorno. Dà il nominativo, la portano dentro. Ho detto al direttore, senti, ma tu me lo lasceresti aprire un ristorante qua? Tanti non hanno mai avuto la possibilità di lavorare o che qualcuno credesse in loro in ambito lavorativo. L'opportunità di riscattarsi deve essere assolutamente concessa, nell'interesse di tutti. Se arriva però quello della guida Michelin a Fottuti. sorpresa, Fottutino fottuti. Non si è pronti a sentire parlare di carcere, di quello che c'è dentro. Ma perché non lo si vuole neanche sentire? La recidiva in Italia è del 70%. Vai, ultimo comando. A Bollate scende sotto il 17%. Detenuto, perché devo parlare di lui? Perché devo dargli un lavoro? Perché devo dargli una casa? Servizio! L'importante è riuscire ad andare oltre il muro prima o poi. Regista, documentarista, sceneggiatore, documentarista, appunto, regista di questo documentario. Benvenuti in galera, in collegato con noi Michele Rò. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che effetto le fa rivedere il trailer dopo aver confezionato questo straordinario documentario? Che lo so a memoria. Posso ripetere una singola immagine. Allora, ci racconti di chi è stata l'idea? Se è stata la sua, della vulcanica Silvia Polleri, che ha voluto fortemente, ha creduto in questo sogno, il primo ristorante al mondo all'interno di un carcere. Ci racconti la genesi di Benvenuti in Galera? Ma allora, l'idea del documentario è stata chiaramente mia, perché quando inizi a lavorare a un documentario, tendenzialmente è un percorso che dura tanti anni, quindi assolutamente è stata mia. L'idea invece di aprire un ristorante nel carcere è di Silvia Polleri, che è da 20 anni che lavora dentro il carcere di Bollate, dove ha aperto un catering e successivamente ristorante. Ecco, però, come dire, l'idea di farci un film, di raccontare quelle storie, che poi sono, come dire, uno spunto per parlare dell'altro, per parlare di detenzione di carcere, quella è stata mia. Il ristorante stesso è diventato una lente speciale attraverso cui esplorare il mondo del carcere, pensando i detenuti come esseri umani, al di là della colpa che hanno commesso, sempre e comunque nel rispetto e attenzione delle vittime, delle loro azioni. A me interessano le storie. C'è stato un filtro tra la telecamera e il protagonista e i protagonisti del documentario. Come ti sei rapportato a queste storie? Allora, no, allora è stato un percorso molto lungo. Diciamo che la lavorazione è durata quasi 3 anni, ovviamente non quotidiana, anche perché poi c'è stato il Covid che ha allungato i tempi. E è stato un processo che prima ha richiesto che io andassi lì, ho voluto vedere i ragazzi, conoscerli, vederli al lavoro senza filmarli. Poi piano piano ho iniziato a filmare, ma è stato un percorso di scoperta anche per me, nel senso che non sapevo bene come avrei raccontato questa realtà, e soprattutto a me quello che interessava erano le storie di questi ragazzi, provare a raccontare il carcere da una prospettiva diversa, cioè quella attraverso gli occhi dei ragazzi. In genere lo guardiamo sempre da fuori a dentro, volevo provare a cambiare questa prospettiva, ed è stata forse la cosa più interessante.
Il ristorante in galera è stato aperto nel 2015, ne ha parlato anche il New York Times, qua oltre 80.000 clienti e 100 dipendenti. Perché hai voluto utilizzare la parola benvenuti in galera come titolo del documentario? Allora, sostanzialmente viene spiegato nel documentario, nella parte finale, ma tanto non è uno spoiler dannoso, ma è una frase che dice Silvia Polleri, che dice alla fine, quando festeggia i 7 anni del ristorante, perché il documentario termina con appunto i 7 anni del ristorante, quando lei dice vi saluto e poi fatemelo dire, è una frase che abbiamo inventato noi. Benvenuti in galera, perché il senso qual è di cercare di riportare l'attenzione di chi sta fuori verso le cose che si fanno nel carcere, cioè fare un carcere diverso possibile, e quindi, come dire, benvenuti in galera, venite a vedere cosa succedono delle cose buone, e quindi un po' questo movimento al contrario di riportare attenzione sul carcere. Potremmo definirlo un documentario a lieto fine, mi spiego perché. Abbiamo ascoltato dal trailer che in Italia il tasso di recidiva dei reati è di circa il 70%, mentre a Bollate questo tasso si abbatte drasticamente, potremmo dire. Ecco perché a lieto fine. Ma guarda, purtroppo tutto ciò che è carcere, detenzione, è difficile vederla come un lieto fine. Ci sono dei bei percorsi, percorsi importanti, ma chiaramente c'è tanta sofferenza. E poi non dobbiamo dimenticare anche che il percorso che fanno questi ragazzi, da una parte, come dire, loro fanno un percorso di riconquista della libertà e di reinserimento nella società, dall'altra parte ricordiamoci sempre che ci sono comunque sempre delle vittime. Mm-hmm. E quindi insomma, anche fare questo film è stato proprio molto, molto difficile trovare la giusta linea, il giusto tono per, come dire, né per far loro degli eroi né per renderli invece appunto delle persone che, in quanto hanno sbagliato, a non trattarle come esseri umani. Il film, il documentario è stato proiettato già in alcune grandi città e è stato anche, immagino, visto dagli stessi detenuti o anche da altri detenuti. Avete in cantiere altre date? Come vi state muovendo da questo punto di vista? Allora, il film sì, è uscito l'11 gennaio ed ha già girato molto. A Milano è stato addirittura un mese, è andato molto bene in sala. All'anteprima c'erano i ragazzi, alcuni protagonisti del documentario, dico protagonisti ma appunto erano loro stessi. E c'era anche la polizia penitenziaria, c'era il direttore del carcere di Bollate. È stata molto una bella serata l'idea di portare questi ragazzi al cinema. E di portarli al cinema anche con la polizia penitenziaria è stata proprio una bella cosa. Stiamo girando l'Italia, adesso abbiamo nuove proiezioni a Roma, a Genova, a Trento, a Udine, e lunedì prossimo saremo al Cinema Mexico di Milano, che è una sala storica milanese, anche qui con parte del cast. Bene, allora ringraziamo il regista Michele Rò per questo bello spaccato che abbiamo voluto raccontare, che ha voluto raccontare attraverso queste immagini, il cui trailer abbiamo visto in apertura di intervista. E allora buon cammino, ecco, potremmo dire questa, Paola, è la parola chiave di oggi per questo documentario che davvero racconta delle storie di speranza. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Buon lavoro.